distanza, oltre 60 intercettazioni, 12 GPS, insomma, è stato un bello sforzo investigativo, però alla fine l'ultimo dei latitanti è stato assicurato alla giustizia. Sì, un grande sforzo investigativo sia da parte del mio ufficio, sia soprattutto da parte dell'Arma dei Carabinieri, che poi ha eseguito tutte le varie intercettazioni e montato i GPS. Uno sforzo molto importante perché ci tenevamo che l'intero gruppo degli evasi venisse assicurato alla giustizia, e poi Aguilar in particolare è indagato e detenuto per un grave reato che è quello di omicidio aggravato, per cui ci tenevamo tanto e c'è stato un grande sforzo che questa notte ha visto coronato il successo. Aguilar è ritenuto un soggetto socialmente pericoloso e questo potrebbe aver comportato una mancanza di collaborazione da parte della cittadinanza. Guardi, come ha detto il colonnello, ci aspettavamo una maggiore collaborazione, però non fa niente, poi alla fine quello che conta è che lo Stato riesce da solo anche. La collaborazione dei cittadini è fondamentale sempre, non mi stancherò mai di dirlo, sia come denuncia e sia come testimonianza. Però laddove manca c'è uno sforzo in più, ma noi ci riusciamo lo stesso. Ci vuol Dobbiamo dire. aspettare sviluppi su questa indagine, ci saranno indagati anche dei fiancheggiatori che lo possono aver aiutato in questa latitanza così lunga. Guardi, quando c'è una latitanza così lunga e quando le indagini che abbiamo condotto ci portano a ritenere che il soggetto ha fatto vari spostamenti, è inevitabile pensare che ci siano stati degli aiuti. Questo è oggetto di indagine su cui ovviamente oggi non posso riferire nulla. Ci può dire dove è stato trovato e che cosa ha detto poi Aguilar? E questo l'hanno detto i carabinieri, l'hanno detto in conferenza stampa. Comunque la cattura è avvenuta in maniera assolutamente, senza alcun problema, no? Nel senso che è stato sorpreso, immediatamente non ho posto alcuna resistenza e addirittura mi diceva il maggiore che si è complimentato con l'Arma dei Carabinieri per tutta l'attività che ha portato poi alla sua cattura.